Siamo all'Hotel Mediterraneo in compagnia del direttore Giorgio Perinetti. Beh, oggi è stato il suo ultimo giorno a Villa Rostan. Sì, chiudiamo questa avventura, questa esperienza. Ovviamente con un po' di rammarico perché non si è riusciti probabilmente a dare quello che si voleva, ma sono riuscito e quindi mi dispiace di non avere portato a termine compiutamente quello che volevo fare nell'interesse della proprietà, nell'interesse della società. Però la società giustamente ha pensato a cambiamenti nel management e questo credo che il mio passo indietro sia, condiviso naturalmente con la proprietà, sia utile per consentire più velocemente la ripartenza del Genoa per le prospettive, mi auguro ovviamente migliori a quelle che sono state le ultime esperienze per il Genoa del domani. Un anno e mezzo a Genova, possiamo dire che l'idea comune, specialmente via social, è che se ne andrà dopo aver fatto un po' la parafulmine al presidente Preziosi, specialmente per molte dichiarazioni rilasciate in materia di calciomercato. Cosa risponde? Ma io penso che abbiamo fatto 2 stagioni, credo di aver trovato una situazione abbastanza delicata quando sono arrivato, di aver contribuito a rasserenare l'ambiente, il mio arrivo coinciso con la vittoria di Cagliari con Juric, poi abbiamo deciso di cambiare, è arrivato Ballardini, si è fatto credo una buona stagione perché si è salvati comunque 4 giorni dalla fine dopo una partenza difficile. La seconda annata c'erano più ambizioni, c'era più probabilmente la voglia di non ripetere un'annata difficile, invece paradossalmente è stata ancora più difficile e la salvezza è arrivata solo all'ultima giornata. Non si tratta solamente di fare la parafulmine, un dirigente deve interpretare nel migliore dei modi gli input societari, cercare di portarle avanti nel migliore dei modi. Ripeto, nel primo anno forse è riuscito, nel secondo meno. Credo che tutto poi giri intorno alle famose mie dichiarazioni sulla incedibilità di Piontek, ma questo è un discorso di cui potremmo parlare per mesi e dove tutti rimarrebbero della rispettiva opinione. Tanto un dirigente non può mai ammettere una cessione, diciamo, pubblicamente perché è contrario ai principi di una trattativa. C'è la verità che Piontek non c'era l'input di cederlo, poi è arrivato il ciclone Higuaín che ha travolto tutto e chiaramente il Milan ha puntato decisamente su Piontek, Piontek ha puntato decisamente sul Milan e quindi la cessione è diventata pressoché inevitabile. Questo è difficile da spiegare, è difficile da capire, però le cose insomma sono andate così. Dispiace per quello che ha generato tutto questo, però insomma credo che non ci fossero troppe alternative. Sappiamo che c'è una vicenda, che è quella del cappello che per mesi lei ha portato per motivi di salute e che vorrebbe chiarire prima di lasciare Genova, perché è stata anche poi oggetto di discussioni. Insomma, a parte che io ho un cappello che scaramanticamente porto tutte le volte che vado in panchina da tempo, però in questo caso c'erano dei problemi molto delicati di salute e non dovevo spiegare a nessuno. Io sono stato deriso, soggetto a scherno. Io posso solo dire che il giorno dopo un'operazione molto delicata, che richiedeva poi di portare un cappello a protezione, il giorno dopo ero già in sede a lavorare, quindi credo che la mia professionalità in questo sia indiscutibile, nel senso che appunto, pur avendo affrontato un'operazione delicata, il giorno dopo ero già a lavoro. Questo è tutto. Il cappello era una conseguenza. E intanto da Bari e Venezia la notizia del suo addio al Genoa ha scatenato nostalgia, tutti la rivorrebbero. Qual è il futuro di Giorgio Perinetti? ma io ho sempre avuto dei buoni rapporti con la tifoseria e quella che diciamo uno dei motivi per cui sono arrivato qui era anche questo, conoscere da vicino l'ambiente Genoa, la tifoseria genoana, il clima Genoa. Purtroppo non sono riuscito a inserirmi nel tessuto connettivo della città o di questa parte sportiva della città e questo è un grande rammarico. Poi da altre parti ho lasciato sempre per fortuna un buon ricordo e quindi ci sarà così. Spero in futuro una possibilità di lavorare ancora in un ambiente che possa apprezzarmi. Io non vorrei lasciare il calcio, devo lasciare il Genoa, è opportuno che lo lasci, è giusto che lo lasci, ma certamente vorrei presto ripropormi in un altro contesto.
mentre lascia il Genoa, a Roma Totti si dimette perché, l'ha detto proprio testualmente, è stato tagliato fuori da ogni decisione dirigenziale. Ma lui è stato molto chiaro, ha detto: se mi avessero fatto condividere le scelte sarei rimasto, anche se le mie opinioni non fossero state ascoltate. Il fatto di non essere mai seduto al tavolo e poter parlare certamente non mi ha concesso di proseguire la mia esperienza. Questo è stato coerente, è un peccato, io mi auguro che è giovane, quindi ha tutte le possibilità di riproporsi in una futura Roma o comunque nel calcio, per cui no, farà esperienza di questo che ha passato nella Roma e sarà utile formarsi anche in un altro contesto, per cui avremo un Totti più completo dopo questa esperienza. Quali errori non deve ripetere il Genoa di quest'anno rispetto all'anno passato? Ma non si tratta di errori, sì, sono stati commessi tanti, ma il problema del Genoa è ovviamente il fatto di ricreare quasi annualmente, no? Una base tecnica e quindi essere esposta spesso alla possibilità di non avere un amalgama definito, di non contare su un gruppo base. Però sono arrivati tanti giocatori giovani, qualcuno giovane bravissimo che abbiamo fatto giocare rimarrà, e quindi credo, da quello che insomma vedo e da quello che è stato fatto, quindi c'è una buona base stavolta per ripartire con il recupero di qualche giocatore che è infortunato, e credo che inserendo i tasselli giusti con un allenatore che stimo come Andrea Zoli, l'esperienza di Capozzucca, penso il Genoa potrà fare un buon lavoro. Beh, ora glielo possiamo domandare un po' più con leggerezza, ma Ballardini è stato sull'orlo di essere richiamato quest'anno? Ma Ballardini aveva fatto bene l'anno precedente, è stato confermato per questo, è partito abbastanza bene, poi ci sono state incomprensioni, diciamo anche sulle aspettative di sviluppo del gioco. Si è tentato una carta diversa con Juric, che notoriamente è un allenatore molto propositivo a livello tecnico, poi le cose non sono andate bene. Poi nei vari step, quando si pensava a cambiare, Ballardini poteva essere preso in considerazione o è stato preso in considerazione, poi sono fatte scelte diverse. Insomma, nel momento in cui, dopo la sconfitta col Parma, non si è stato esonerato, era forse abbastanza paradossale rifarlo tornare un'altra volta. Insomma, forse avrebbe fatto anche meglio di altri, ma questo nel calcio non si sa mai qual è la scelta giusta. Presidente Preziosi, in una recente intervista ha detto che alcune decisioni è evidente che non siano state prese collegialmente, e poi ha detto testualmente: dal ritorno di Juric alla vendita di Piontek. Ci siamo un po' domandati cosa significasse. Ma non è vero, perché abbiamo sempre un po' parlato tutti, lo staff dirigenziale ha sempre avuto modo di dire la sua. Poi credo che nel calcio, come in qualsiasi azienda che si rispetti, è ovvio che ci sia una persona che è il proprietario che debba dire l'ultima parola, questo mi sembra abbastanza ovvio. Però tutti abbiamo avuto la possibilità di parlare, a volte essendo più ascoltati, a volte meno, ma è nella logica e nella dinamica di una società. E gli arrivi di Juric e Prandelli sono stati davvero condivisi in questo senso? Ma ripeto, quando si parla di un cambio, si parla dell'opportunità o meno del cambio, si parla di quale può essere la persona che viene a sostituire. Ognuno dice la sua, poi ripeto, all'ultimo giustamente ci deve essere una persona che decide per tutti, altrimenti sarebbe il caos assoluto. Non si può fare le elezioni per cambiare un allenatore, si deve prendere una decisione, se ne discute e poi uno prende la cosa. Ma io credo di essere onesto nel dire. Poi sì, Preziosi fa un po', passa sempre per padre padrone, ma poi la verità è che insomma tutti noi abbiamo sempre potuto e dovuto dire la nostra in tante situazioni, quindi non è che si può lasciare solo al presidente la paternità di ogni scelta. È chiaro che alla fine la proprietà deve dire la sua in maniera definitiva, ma credo che ogni cosa sia stato più o meno condiviso. Che Genoa lascia il direttore Perinetti e che futuro vede per questa squadra? Ma un Genoa che, con la paura che ha preso all'ultima giornata, ha preso consapevolezza dei rischi che sono oggi in Serie A, che si corrono, se una programmazione non è attenta, se i rischi che si prendono in sede di costruzione della squadra sono troppo alti, magari cambiando tanto.
e quindi da questo si può ripartire con una più attenzione, con una voglia di, che sicuramente il presidente ha, perché poi è un combattente, di fare una squadra più forte, di farla meglio di quella che è stata fatta in questi anni. Capo Zucca in questo senso ha sicuramente capacità, conosce perfettamente l'ambiente, poi non so se ci saranno altri ingressi in società, però credo che la volontà del presidente di non patire più la paura dell'ultimo minuto di Genoa Fiorentina e di Inter-Empoli sia una volontà ferrea di fare una squadra che possa stare lontana dalle zone di pericolo. Ringraziamo il direttore Perinetti e ci lasciamo con, io le chiedo se vuole lasciare un messaggio, un saluto ai tifosi del Genoa, al Genoa. Ma Genoa è una città che mi ha ospitato, sono stato molto bene e quindi saluto i miei concittadini, tra virgolette, pegliesi che mi hanno ospitato. Quello che voglio dire, grazie per quello che ho ricevuto, mi scuso per quello che non sono riuscito a dare.